ti vengono brutte le cose, non è tanto bello, eh? Ti passa la vita in un secondo, diciamo. È rimasto in attesa dei soccorsi per più di 6 ore, appeso ad un salvagente, al buio, in balia delle onde e con l'energia e la forza di lottare che si andavano esaurendo a poco. Fabio Cuffaro, 42 anni, pescatore di Genova, ha avuto un'unica speranza a cui aggrapparsi durante quelle ore interminabili. Una promessa, quella che il suo compagno di disavventura, Filippo, gli aveva fatto prima di scomparire a nuoto nel buio della notte. Quella che sarebbe tornato a riprenderlo, a portarlo in salvo. E così è stato. Ho detto, vabbè, almeno uno che si salva. Il mare era arrabbiato ieri sera davanti al porto di Voltri. Il piccolo peschereccio di 8 metri con il quale lui e il suo socio erano usciti come di consueto a pescare non ce l'ha fatta a resistere alle onde. All'improvviso ha imbarcato troppa acqua ed è naufragato lasciando loro due in mezzo al mare. Ma Filippo Buttiron, un ragazzone di 33 anni di Genova Sestri Ponente, non si è arreso e così, rassicurando il compagno che sarebbe tornato a prenderlo, ha iniziato a nuotare, bracciata dopo bracciata, sfidando il mare, le onde, il freddo. Lo ha fatto per alcune ore, percorrendo oltre un miglio marino, quasi 2 chilometri, fino a toccare la diga foranea del porto di Genova. E da lì, una volta risalito, intorno a mezzanotte, ha cercato i soccorsi chiamando il 1530. Vorrei sottolineare la bravura del pescatore, cioè del 33enne, perché non solo si è fatta il nuoto 2 chilometri di mare, questa persona, nonostante, ripeto, aver fatto tutto ciò, è imbarcato su una nostra motovedetta e ci ha indicato il punto di presumibile naufragio dell'unità. Si comprende bene che di notte le distanze sono completamente diverse rispetto al giorno, ma è stato bravissimo perché ci ha dato una posizione molto precisa. Cuffaro è stato recuperato alle 4 del mattino. La sua temperatura corporea era scesa vicino ai 30 gradi, ipotermia. Entrambi sono stati ricoverati all'ospedale Villa Scassi di Genova San Pier d'Arena. Tutti e due ora stanno bene. Filippo, dopo alcune ore, è subito rientrato a casa. Fabio resterà ricoverato ancora qualche ora in osservazione. Entrambi hanno detto che torneranno a fare i pescatori. La loro amicizia è stata più forte persino del mare in burrasca.